La Baviseglia 2012 è iniziata nei migliori dei modi, direi, proprio con questa mattina in Piazza Unità, e abbiamo avuto un numero eccezionale di bambini ed è stato un vero piacere vedere la maratonina Young tanto affollata di bambini, scuole, nonni e famiglie e tutto quanto. Allorché adesso il pomeriggio stiamo andando oltre ogni qualsiasi aspettativa, perché abbiamo il villaggio Bavisella che è strapieno di triestini che hanno accolto questo nostro messaggio di voler andare avanti con la manifestazione e cercare di creare qualcosa di nuovo, ingrandirci sempre di più. E la prospettiva, i numeri sono molto buoni, confortanti, molto confortanti in questo momento, e siamo con le due competitive, la mezza maratona e la maratona, abbiamo passato il record delle altre edizioni. E la non competitiva sta viaggiando a gonfie vele, in effetti proprio per questo abbiamo il villaggio stracarico di persone, e stiamo andando oltre ogni miglior previsione. Ecco. Il pomeriggio partiamo con gli agonisti, e con la staffetta 200 per 1000 in Piazza Unità, in questa magnifica cornice serale, perché verrà svolta dopo le 8:15, perciò con una luce tutta particolare, e speriamo di vedere la piazza anche piena di gente che faccia il tifo per i propri amici e i propri conoscenti. Le maratone di domenica non ci si avvicina per caso, in quanto la nuova Bavisella ha avviato un progetto che si chiama Obiettivo Bavisella già da diverso tempo. Cosa consiste? Certo, l'Obiettivo Bavisella è un obiettivo che seguiamo proprio noi personalmente, e abbiamo deciso di avvicinare dal neofita alle persone che sono già hanno un medio livello di allenamento, chi a riuscire a fare tutti gli 8 chilometri da Miramare in Piazza Unità, e chi addirittura ha deciso di cimentarsi sulla mezza maratona, che è il primo grosso scalino per chi vuole cimentarsi appunto in gare podistiche di lungo, di endurance e di lungo percorso, ecco, quello sì.